Mica avete trovato qualcosa, c'è cioè qualche dato che avete trovato? No, abbiamo solo visionato il relitto e non è uscito nulla, diciamo, che potesse ricondurre alle persone, ai cadaveri e quant'altro. Chiedo scusa. Qual è la prossima mossa che fate? Quando? Preferiamo non parlare, diciamo, degli step successivi. Grazie, arrivederci. Lei è parente dei tunisini? Tunisi e Street, sono amici, sono stato a bordo di questa barca a Rosinella 2 anni fa, da 2013 e 2014. Ecco, com'era lavorare a bordo della Rosinella? Che tipi erano i proprietari? No, lavoriamo come tutti quelli che lavorano, giorno e notte, siamo in famiglia. Lui si trattava come una famiglia a noi, veramente, possiamo dire quello. Non c'è una cosa come il genere, mettiamo a bordo, no? Ecco, lei è, come ha detto, è amico, parente delle due vittime di nazionalità straniera. Abbiamo lavorato assieme. Dei due dispersi, perché al momento sono ancora dispersi. Sì. Che tipi erano queste due persone? Sei marinare, tipi sono bravi, sono da tanti anni che sono qua, il padre, io pure da 30 anni che sono qua, siamo lavorati qua con tutte quelle le marinare. Okay, la famiglia, lei è in contatto con la famiglia che si trova in Tunisia? Adesso io ho partito martedì, perché c'è la cittadinanza per venire qua, posso andare e venire per prendere questa notizia, ancora fino a 10 giorni che non abbiamo nessuna notizia. Sappiamo solo la barca se è in fondo e basta. Queste gente non è andato nessuno per recuperare, non lo so, questi. Ecco, i parenti, i parenti come sono? In che stato d'animo sono? Come si sentono? Cosa vorrebbero sapere? Aspettano, pensano che ancora può essere, si trovano spersi in qualche isola, ancora quella, la famiglia, perché chissà, sono all'estero. In Tunisia in questo momento oppure si trovano? Sì, no, in Tunisia, tutti quelli, la famiglia in Tunisia. Otto figli? No, sei figli. Sei figli e il grande è morto a bordo. È disperso. Disperso, sempre sbagliamo le mani, noi sappiamo perché. Ecco, cosa si aspetta dalla cabina di porto, dalla guardia costiera? L'ultima notizia, se si trovano qualche cosa a bordo, che, come sono andata a fondo questa barca, com'è la situazione in generale. Lei in Tunisia come sono riusciti a sapere di questa cosa? L'abbiamo saputo col telefono, perché c'è un'altra napiamo paesana a mare a Anzio, telefonava, sapeva a bordo che sono due tunisini, un capitano di una barca andata a fondo, telefonando uno a Napoli che è amico nostro, l'abbiamo arrivato la notizia al nostro paese. Questo è arrivato con le telefonine, da marinare a marinare, perché tutta marina lo sanno dove lavorano lì e... Ecco, fare il marinaio, venire dall'estero e fare il marinaio in Italia, che cosa... Io da tanti anni pure ho fatto un marinaio in Sicilia, e avevo la famiglia tutta in Sicilia e lavoriamo con tutti i tunisini, gli stranieri che lavorano qua, c'è chi lavora in campagna, c'è chi lavora a mare. Noi partendo dai marinai pescherici. Cosa sta dicendo? Aspettiamo? Sì, aspettiamo qualche notizia per sapere magari... Come? Per dare pure io la notizia di qua, perché ogni minuto telefono in Tunisia che aspettano. Da martedì che non ci sono loro. Martedì. Che altro è uno sconforto non sapere dove sono? Sappiamo sono a 7,5 miglia come voi qua a Gaeta, la zona dove lavoriamo, 62 metri a un fondo e la barca ancora a un fondo. Sappiamo non è andato nessuno, sono un robot che è andato a vedere. Lei doveva imbarcarsi al posto del suo amico. Ma questo è stato... Sì, sta... Si doveva imbarcare praticamente in questo momento... Destino. Io mi sento morto.